Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti, non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. Celebriamo oggi la Santa Pasqua di Resurrezione, la festa principale della nostra fede, e cercheremo un pochino di comprendere cosa stiamo celebrando e qual è anche il senso di questa festa, andando a rivedere insieme il Vangelo che si legge in tutte le messe di questa domenica, cioè la visita al sepolcro di Maria di Magdala, di Simon Pietro e di Giovanni, secondo appunto il Vangelo di San Giovanni. Cosa succede? Maria di Magdala, penso che sappiate tutti chi fosse, la grande peccatrice convertita, presente sotto la croce. Sia lei che i discepoli, gli apostoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, Filippo, Tommaso, Giuda, Taddeo, eccetera, eccetera, avevano sentito da Gesù l'annuncio della passione che gliel'aveva dato per 3 volte. Ok? Vi ricordate, no? Il figlio dell'uomo sta per andare a Gerusalemme e lì sarà flagellato, coronato di spine, ricoperto di sputi, condannato a morte e crocifisso. Ma cosa aggiunse Gesù? Il terzo giorno risusciterà. Ora, come ho detto anche nell'omelia precedente, il fatto della resurrezione, cioè l'evento, non lo ha visto nessuno. I 2 principali misteri della nostra fede, cioè l'incarnazione, cioè Dio fatto uomo, e la risurrezione, allora l'incarnazione l'ha visto solo la Madonna, perché l'Arcangelo Gabriele, che ha portato l'annuncio, verrà in te il figlio di Dio, e lei ha detto: ecco l'ancella del Signore. Quindi l'unica testimone di oculare era lei. Ma la risurrezione non l'ha vista manco la Madonna. La Madonna, secondo la tradizione della Chiesa, è stata la prima a vedere Gesù risuscitato, ma non c'era nel sepolcro a vedere l'atto della risurrezione. Mi seguite? Quindi il Signore ha lasciato un segno, la pietra rotolata, che tra l'altro il Vangelo, se non ricordo male, di Matteo, ma uno dei sinottici, ci dice che mica penserete che Gesù ha rotolato la pietra. Non l'ha rotolata Gesù la pietra, perché Gesù è uscito con il suo corpo glorificato senza rotolare la pietra. Ci informa un Vangelo parallelo che la pietra l'hanno rotolata gli angeli e poi si sono seduti lì sopra a dare l'annuncio a chi andava a visitare il sepolcro. Ora, qui Maria di Magdala arriva, perché il discorso è questo, quello che vi sto dicendo. Che significa il sepolcro vuoto? Capite che Gesù chiama sia gli apostoli ma anche noi a fare un atto di fede. Gli atti di fede si fanno non sulla base di prove o di dimostrazioni, ma sulla base di parole ascoltate. Cioè, Gesù ha detto: morirò e risorgerò, quindi
se vedi la tomba vuota, qual è la prima cosa a cui dovresti pensare? Se c'è la fede? Che Gesù è risorto. Ha pensato questo Maria di Magdala? Che ci dice il Vangelo? Corse da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, sapete che lui non si nomina mai, è San Giovanni, l'autore del Vangelo, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Oh, guardate che Maria di Magdala era tra i discepoli di Gesù quella che lo amava più di tutti, perché era stata perdonata di tantissimi peccati. Eppure, che ci dice il Vangelo? Che aveva perso la fede. Vogliamo vedere che combina il Papa? Pietro è il Papa, o no? Il primo a riconoscere Gesù, che cosa? Dico, perché è diventato Papa San Pietro? Perché quando Gesù dice: chi sono io secondo la gente? Cominciano a dire: ma uno dice che sei Giovanni Battista, uno Elia, un altro un grande profeta, un grande santo, un grande personaggio significativo. No, no, ma questo ancora non è l'identità profonda di Gesù. Dice: voi chi dite che io sia? Chi è che ha risposto bene? Per primo il bene? Alza la mano Simon Pietro e dice: io dico che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi è il figlio di, è Dio. Ed è per questo che è stato nominato Papa. Perché il compito del Papa è continuare a dire al mondo che Gesù non è un uomo qualunque, ma Gesù è Dio fatto carne, come abbiamo sentito nella prima lettura. E nessun altro c'è salvezza. È stato costituito da Dio giudice dei vivi e dei morti. Pietro arriva al sepolcro, dà un'occhiata e che fa? Non fa. San Giovanni invece, San Giovanni era stato quello tra gli apostoli che aveva fatto più bella figura, perché sapete che, avete visto che è successo in quella tragedia del Giovedì Santo, non in quella notte? Giuda tradisce e si impicca, Pietro rinnega e scappa, tutti gli altri scappano, solo San Giovanni si è ripreso la mattina del Venerdì Santo e, come sappiamo dalla tradizione e anche dal Vangelo di San Giovanni, ha accompagnato la Madonna al Calvario ed ha assistito alla morte di Gesù, solo lui, perché il discepolo che Gesù amava, non perché aveva le preferenze, ma perché era il discepolo vergine, quindi quello che ha la mente più aperta a comprendere i misteri, e anche quello che era più innamorato di Gesù, come si capisce chiaramente dal Vangelo. Allora Pietro vede, entra proprio dentro e non capisce niente, non crede neanche lui. Entra l'altro discepolo e ci abbiamo finalmente uno che ci crede. Vide e credette. E come mai? Che avrà visto San Giovanni, secondo voi, che l'ha fatto credere? Ha guardato con attenzione, perché sulle cose della fede, fratelli carissimi e sorelle, bisogna essere sempre molto attenti. Quando si ascoltano discorsi santi, bisogna stare con le orecchie bene attenti e fare anche attenzione ai particolari. Che cosa ha visto, secondo voi? Dice che i teli, il sudario, avvolto in un luogo a parte. Allora, voi sapete che esiste una cosa a Torino che si chiama la Sacra Sindone? Lo sapete? Che è un segno anche per noi, perché chi non ci crede al nostro Signore Gesù Cristo deve fare i conti con i segni che anche a noi oggi sono lasciati, non soltanto a loro. Voi sapete che chi ha studiato la Sacra Sindone ha definito con certezza scientifica che per lasciare quell'impronta, perché i teli della Sindone, per esempio il viso, se voi mettete un lenzuolo su un morto e ce lo mettete in faccia, così, no? Quando poi lo aprite, capite che la faccia non viene piccola così, ma viene allargata. Mi seguite? Perché i bordi, se si appoggiano di qua, quando poi lo apri, non viene in tre dimensioni, ma viene in due dimensioni. Quindi viene la faccia dell'uomo della Sindone, è allargata o è una faccia sofferente, ma una faccia che c'è un ovale di un essere umano? Com'è? È la seconda. E quindi com'è possibile? Sapete che nessuno sa com'è possibile che sia impresso il sangue, attraverso quale tecnica, l'hanno escluse tutte. L'ipotesi che hanno fatto gli scienziati, sapete qual è? Che è stata una
come dire, esplosione di energia e di luce sprigionata dal corpo glorioso di Gesù, e per lasciarla in quel modo è dovuto, capite? Ha dovuto attraversare il telo senza toccarlo. E San Giovanni, quando l'ha visto, dico, se l'avessero portato via, avrebbero rotolato tutti quanti i teli, l'avrebbero lasciato in giro sparsi a casaccio, no? Li vede sulla pietra sepolcrale, vede il sudario piegato, dice, questo non è un furto. E si ricorda le parole, dice, ma tu guarda un po', questo è veramente risorto. Oh, tutto questo per dirvi, fratelli e sorelle carissimi, che la fede è una cosa importante. Dove sta oggi tutto il mondo? Oggi dovrebbe andare tutto il mondo a messa la domenica, eh? Non solo oggi, ma tutte le domeniche. Come mai non ci vanno? Perché la fede oggi è morta in molti cuori. Ora, per esempio, la sindone è stata studiata. Voi sapete che la sindone è impossibile che non sia il lenzuolo che ha avvolto il corpo di Gesù. Vi dico solo qualcosa, perché la nostra fede, figlioli miei cari, non è fondata sulle favole. Qualcuno ancora pensa oggi, l'ho detto in più di qualche intervento, che la fede è roba da ignoranti e da persone non intelligenti, perché poverini, questi capiscono niente, non sanno come funzionano le cose e ancora cercano una soluzione nella religione, in un Dio, nell'aldilà. Invece le persone intelligenti pensano a altre cose. Peccato che nella Bibbia c'è scritto, in due salmi, che lo stupido dice che Dio non esiste, non l'ateo, lo stupido. Quindi chi non ha la fede non è che è ateo, è stupido. Perché se tu guardi con attenzione la sindone e ti metti ad ascoltare gli scienziati, non me, ti dicono, e anche le fonti storiche. Uno, quell'uomo è stato barbaramente flagellato, uno, è stato coronato di spine, si vedono le spine sulla fronte, c'è una macchia sulla fronte grossa così, e l'hanno contato i buchi delle spine, e tra l'altro ci informano che Gesù non c'aveva una coroncina rotonda, Gesù c'aveva un casco, perché tutta la calotta cranica è bucherellata dalle spine. E è stato crocifisso con i chiodi, che si vedono benissimo i segni, sulle mani e sui piedi. Ora voi dovete sapere che nel diritto romano, io ci ho fatto la tesi di laurea sul diritto romano, perdonatemi se ve lo dico, però devo accreditare quello che dico. Allora, la flagellazione e la crocifissione erano due pene terrificanti che non potevano essere cumulate. Cioè tu non potevi condannare una persona alla flagellazione prima e alla crocifissione, era proibito dalla legge. Ma voi sapete perché Pilato ha fatto flagellare Gesù? Il suo scopo era questo: siccome Pilato aveva capito che Gesù era innocente, dice, mo, per farli contenti lo faccio flagellare e poi lo libero. Infatti lo dice nel Vangelo, dice, lo punirò e dopo lo lascerò libero. Quando poi l'ha riportato davanti alla folla inferocita, questi hanno cominciato a minacciarlo, crocifiggilo, crocifiggilo, se no tu sei nemico di Cesare, ti denunciamo. Lui ci ha preso paura e ha fatto una cosa che non poteva fare, cioè quindi l'ha condannato alla seconda condanna impossibile, e peraltro con i chiodi, perché in croce si poteva andare con i chiodi o con le corde. Il buon ladrone e il cattivo ladrone non stavano crocifissi come Gesù con i chiodi, furono appesi alla croce con le corde, per questo che gli hanno spezzato le gambe. E se non ci credete, andate a Roma, alla chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, che non è lontana dal Vaticano, dove c'è lo stipes, cioè il palo orizzontale della croce del buon ladrone. Quando si veniva crocifissi con le corde, che va a fare un po' di storia oggi, allora che succede? Che ti mettevano il palo orizzontale sulla croce, tu andavi sul luogo dell'esecuzione portando sto coso sulle spalle. Invece, quando venivi crocifisso con i chiodi, come nel caso di Gesù, non era possibile una cosa di questo genere, perché con i chiodi era impossibile poi montare la croce in loco, e quindi ti portavi appresso 100 kg di croce, con i fori già praticati e pronta per essere crocifisso. Quindi questa cosa è proibita dal diritto romano. E quindi chi è? Quell'uomo di cui l'impronta è misteriosa. Il telo appartiene alla Palestina. Sono stati ritrovati i pollini della Palestina. E guarda caso, ultima cosa, così vi invito anche al prossimo pellegrinaggio parrocchiale,
Il gruppo sanguigno, perché lo hanno analizzato, della Sacra Sindone, è sangue umano, gruppo AB positivo. Sapete dove si trova sangue umano di gruppo AB positivo? In quale altro grande miracolo eucaristico? Ci andremo, se Dio vuole, a maggio, 18 e 19 maggio, a Lanciano. A Lanciano c'è un'ostia consacrata che è diventata carne e ha lasciato scorrere 5 grumi di sangue, tuttora visibili, e l'hanno analizzato. Allora, l'ostia è un pezzetto di cuore umano, un pezzetto di pericardio, guarda caso. Il sangue è sangue umano. Domanda, gruppo sanguigno? AB positivo. Capite? Queste cose sono alla portata di tutti. Quindi voi capite, quando noi moriremo, nostro Signore ci dirà, ma io non è che ci credevo tanto, io a messa non ci andavo perché non è che ci credo tanto. Ma che sarà sta messa? Non ci credi? Io ti ho lasciato questi segni e il cervello dove l'hai lasciato? Non ti ho detto di fare una fede cieca, eh? Non devi credere a Don Leonardo è fuori di testa, lasciatelo perdere Don Leonardo, però sì, se Don Leonardo è fuori di testa, voi non siate fuori di testa, fatela funzionare la testa. Perché quando andremo dall'altra parte, il nostro Signore ci chiede, senti un po', hai riflettuto? Punto interrogativo. Ce ne sarebbero altre una marea di cose da riflettere sulla risurrezione. Ma capite? Quindi il nostro Signore ci chiede un atto di fede, ma come lo diede agli apostoli? Perché gli apostoli c'erano tutti quanti gli elementi per capire. E infatti Giovanni ha capito. Gli altri no, però. Così questo vale anche per noi. Fare attenzione ai segni della fede e concludere, quello lì è Dio, quello è morto in croce per la mia salvezza, in nessun altro c'è salvezza, io mi devo convertire, devo accoglierlo e devo vivere per lui con tutte le conseguenze, perché non posso dirmi cristiano se mi ricordo di Gesù Cristo soltanto una volta all'anno a Pasqua o quando mi pare, posso dirmi cristiano se abbraccio la fede, osservo i comandamenti e vivo in grazia. E questa è la conseguenza di chi riconosce che davvero quell'uomo, come il centurione sotto la croce, era il figlio di Dio, nostro unico Redentore, Salvatore. Siano lodati Gesù e Maria.